Ciao, andiamo ad analizzare i quattro riff che ti propongo, partendo dal primo, che è tutto fatto su una corda sola, la corda di La. Ricordo che la plettrata va sempre alternata sui sedicesimi e quindi abbiamo sempre plettrata giù e su, senza nessuna pausa. Partiamo con quattro La a vuoto, quattro Si a vuoto, quattro Si sul tasto 2 della corda di La. 4 Do, tasto 3, La, Si, Do. E poi andiamo a fare 4 Mi al tasto 7. Qua possiamo arrivarci, io adesso ci sono arrivato col mignolo, ma possiamo, ad esempio, interessante, arrivarci con quasi uno slide con il medio. Si, Do. Questo è anche carino, però indifferentemente si può arrivare anche con altre dita. Ad esempio, sull'ultimo, questo groove viene ripetuto a 3 giri. Sul quarto, quando ho finito sul Mi, devo andare sul Sol acuto al tasto 10, quindi se arrivassi sul Mi con il dito 1, poi ho già la mano predisposta per andare a fare mignolo sul Sol, anulare sul Sol bemolle e medio sul Fa diesis. Quindi il terzo giro farà La, Si, Do, Mi, Sol bemolle, Fa naturale. Con il 3 e poi con l'1 di nuovo il Mi, ma questa volta sono 2 ottavi, quindi attenzione alla plettrata, sugli ottavi la plettrata va in giù, tutte e due in giù. Questo per non alterare la velocità con cui sto andando con la mia plettrata. La velocità deve sempre rimanere la stessa, quindi quando ho 2 ottavi la farò in giù, quando ho 4 sedicesimi sarà giù, su, giù, su. Passiamo al secondo riff. Nel secondo riff la frase è pentatonica, quindi io vado a seguire una scala pentatonica di La minore, però non in posizione fissa. Infatti andrò a partire al tasto 5 sul La. Poi ribatto il Sol, La, Sol, La. Poi Do, La, Do. Poi sposto la mano, salto per un attimo il re perché andrò a fare mi, re, mi, sol, mi, sol, la, sol, la. E qua ho una scaletta discendente fatta 2 volte da questo riff. Cosa vado a prendere? Re, do, la, sol, suonato 2 volte. Attenzione sempre qua alla plettrata, giù, su, giù, su, giù, su, giù, su, e poi vado a concludere tornando indietro, mi, re e do. Ok? L'unica nota ottava sarà poi questo do finale, infatti finisco con la plettrata in giù e poi ricomincio con la plettrata in giù sul la. Proviamo a farla lenta, la, sol, la. Discesa 2 volte e poi riparto. Come diteggiatura posso consigliarti 2 diteggiature. La prima, quella più scolastica, sarebbe con il dito 3 e poi con il dito 1, alternando, spostandola così, quindi verrebbe 3, 1, 1, sposto e vado col 3. Eccetera, quindi usando sempre queste 2 dita. L'altra, che è un po' meno scolastica ma un pochettino più comoda, va a sfruttare il mignolo, quindi non avrò un dito, un tasto come scolasticamente normalmente si insegna, ma la mano un po' più chiusa, un po' più rilassata, in cui vado a suonare sempre 1 e 4, che è l'esempio che ti ho fatto prima quando l'ho suonata all'inizio. Andiamo poi al terzo riff,
che è quello con l'accelerazione. Lo vediamo qua, tra l'altro il workout è condiviso con la pagina, con una pagina di Notion, dentro ha un database in cui segnarci le velocità, ha dei video con dei metronomi in accelerazione, dopo parleremo di come ti consiglio di studiarlo. Il terzo riff è quello con l'accelerazione, parte da un Do. Qua andiamo a mischiare gli ottavi a dei sedicesimi. Quando suono in ottavi, quindi come dicevo prima, sempre plettrata in giù. Quando i sedicesimi alterno la plettrata giù e su. Allora partiamo con il Do, due Do, Mi bemolle. Qua ho dei sedicesimi, vado a fare La, 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 Sol, Sol. Quindi ripetiamo, Do tasto 3, poi vado con l'anulare sul Mi, con il medio su Mi bemolle, 7 e 6, corde di La. Qua erano ottavi, sedicesimi, La, La, Sol, Sol, tasto 7 e 5 della corda di Re. Questo giro lo faccio 3 volte, alla quarta volta riparto con il Do come nel primo giro, poi però sposto con l'anulare sul tasto 8 della corda di Re e faccio una discesa cromatica, Si bemolle, La, La bemolle. E poi ritorno sul mio Do iniziale. Proviamo a farlo insieme lento lento. 3 e 4. Mi bemolle, La, La, Sol, piccola accelerazione. Terza volta. Quarta. Andiamo sul quarto riff, che secondo me è quello più interessante perché ha le ghost note. Le ghost note sono delle note che vanno suonate senza premere troppo la corda, perché se premo troppo mi esce la nota. Se premo o troppo poco o solo con un dito, il rischio è quello di far uscire gli armonici. Quindi quando vado ad appoggiare le dita sulla corda, devo assicurarmi di appoggiarne almeno due. Una, due, ok? Il mio riff parte da un Re, ottavo, poi dopo sposto la mano, partono i sedicesimi, quindi riandrò con una plettrata in giù. Come note reali ho il Do al tasto 10 della corda di Re, il Si bemolle al tasto 8 e La al tasto 7. Per ogni di queste note devo approcciare con due ghost. Attenzione che essendo tutti sedicesimi, io devo mantenere l'alternanza della plettrata. Quindi avrò giù su ghost e il Do suonato in giù, poi il Si bemolle invece verrà, nota reale verrà con la plettrata in su, e La invece di nuovo con la plettrata in giù. Andando avanti, attenzione che questo La dura poi un ottavo, quindi cosa vuol dire? Che la prossima nota, che sarà un Sol al tasto 10, corda di La, sarà di nuovo con una plettrata in giù, perché quando ci sono i sedicesimi alterno, quando ci sono gli ottavi devono andare in giù. Qua ho due Sol reali e due ghost note fatte su un ipotetico Sol, ma io potrei anche già spostare la mano mentre faccio le ghost, dipende a che velocità sto andando. Questa è la prima battuta. Nella seconda battuta, molto simile, quindi fino all'ottavo del La, poi dopo devo spostare la mano al tasto 14 e suonare questo tasto 14 corda di Re. Mi appoggerò prima con una ghost note e poi con la nota reale Mi, e poi avrò il La acuto sempre a tasto 14, ma questa volta della corda di Sol. Attenzione anche qua alla plettrata, ghost in giù, Mi in su e La in giù.
Poi qua, volendo, posso fare anche un piccolo slide per ritornare al re. Quindi il giro, seconda battuta, faceva. E riparto. Facciamo lento, lento. E riparto. Perfetto, questi sono i quattro riff su cui ti propongo di lavorare. Nella pagina troverai due tipi di metronomi in accelerazione, uno con soltanto gli ottavi, che parte mi sembra da 60 fino a 130, quindi parti con un esercizio, fallo lento, portalo su di velocità e quando sei al tuo limite poi puoi segnarti la tua velocità andando nel database in cui metto sotto riff 1, velocità, io segno una velocità comfort in cui so che riesco a fare l'esercizio tranquillamente, senza nessuno sforzo, una velocità limite che è quella su cui devo lavorare per migliorare appunto come velocità, e poi mi metto una spunta se l'ho provato col metronomo in accelerazione. Il secondo metronomo in accelerazione, che è anche molto impegnativo comunque per alcuni versi da usare, è quello con la scansione in sedicesimi, quindi io oltre alla segnarmi i quarti o anche tutti i sedicesimi in griglia come una ruota che gira. E bisogna abituarsi comunque a sentire questo ritmo anche sia per la precisione che proprio per una questione di dominare il tempo che scorre. Poi dopo, quando vuoi lavorare singolarmente invece su un groove, ti consiglio di utilizzare la batteria in sedicesimi, che ha la velocità selezionabile. Anche qua abbiamo i sedicesimi e poi il casse rullante che alternano l'1, 2, il 3 ed il 4. Al fondo poi potrai scaricare se vuoi il PDF con i 4 groove. Bene, spero che questo video ti sia stato utile e soprattutto la pagina che condivido ti sia utile per studiare, per divertirti.